Invece c'è una bellissima notizia, in collegamento con noi ci dovrebbe essere Roberto Rosati, che è il presidente nazionale del Dipartimento Solidarietà Federazione Italiana Cuochi. Perché Roberto, ci sei? Eccoli lì, non sei da solo, presentami poi il tuo ospite, che sarà un altro tuo collega. Buongiorno Caterina. Perché abbiamo letto sui giornali che insomma voi cuochi fate delle cose meravigliose di solidarietà dove c'è bisogno, dall'Italia fino ad arrivare in Ucraina. Esatto, io sono qui col mio collega Biagio e noi siamo il nucleo di protezione civile della Federazione Italiana Cuochi, quindi quei cuochi formati per le emergenze e anche per fare tanta attività solidale, perché per fortuna non ci sono solamente le emergenze, ma siamo quel nucleo appunto formato per questo e parte si mette in funzione al momento che ci sono calamità naturali. Come o funziona? Anche aiuto a... Mi spieghi un attimo come allora funziona, chi vi dà i soldi per comprare da mangiare, se qualcuno vi può aiutare, approfittate di noi adesso. Assolutamente sì. Allora funziona in questa maniera: in caso di calamità naturali veniamo attivati dal sistema di protezione civile, quindi sì, dal Dipartimento della Protezione Civile, attiviamo prima le nostre squadre sul territorio o limitrofe al territorio e poi successivamente le altre squadre. Per quanto riguarda invece le attività solidali, perché nel caso per esempio dell'Ucraina, siamo partiti insieme alla Fondazione Giovanni Paolo II, abbiamo fatto 4 missioni in terra ucraina e abbiamo assistito, fino a che abbiamo potuto, circa 200 famiglie. Beh, che bravi! Quindi ci supportiamo. Mi dovete far parlare, i reali aspettano, una cosa importante. E per questa Pasqua invece? Per voi? Beh, per questa Pasqua, come al solito, saremo nelle mense sociali. Tante mense sociali alle quali diamo supporto, ti faccio qualche esempio, sì, insomma, certo, dall'Antoniano di Bologna, con il quale collaboriamo già da diverso tempo con i nostri cuochi bolognesi, a Napoli per esempio, e anche tante altre strutture che ci sono in questo paese e che soprattutto nel periodo pasquale hanno bisogno di un ulteriore supporto, quindi collaboriamo con quelle mense già attive e spesso anche andiamo ad aiutare invece chi aiuta le persone senza tetto su strada. Che bello, grazie, bello, grazie davvero del lavoro che fate, bellissimo, no? Vedere tanti cuochi pronti ad aiutare chi soprattutto durante le feste è solo. Assolutamente sì, e la cucina è un altro capitolo identitario della Pasqua, perché ogni piccolo borgo, ogni piccola provincia italiana ha i suoi piatti anche per Pasqua. Quindi veramente ringraziamo importante. Ancora tutta la Federazione Cuochi, davvero. Bravi. Grazie. Grazie di essere stati grazie con noi.